già il domani la foto con i vincitori assoluti. Chiamerei qua Fabio Di Mauro dell'Etrusca, ok, e Mattia Casadio. Serata finale del Carlino d'Oro, una assegna che il resto del Carlino utilizza ormai da 14 anni e ci ha consentito di valorizzare ragazzi delle 14 province, qui esce il nostro giornale, e dare loro una visibilità e fare conoscere questi ragazzi anche alcuni campioni del presente e del passato. Direi di cominciare subito, prima però inviterei sul palco il condirettore del resto del Carlino, Beppe Boni, per un saluto e per raccontarvi anche che cosa vuol dire per noi questa manifestazione che ormai è diventata una bella tradizione. Grazie a tutti voi, buonasera, benvenuti, l'applauso era sicuramente per voi perché siete gli attori di questa bella serata dedicata ai ragazzi, ai giovani, a un grande mondo che sta dietro il calcio che vediamo tutte le sere, la domenica in TV. Il Carlino d'Oro negli anni è cresciuto, ed è cresciuto tanto, pensate, quest'anno abbiamo fatto il record, sono arrivati 200.000 italiani, una cifra clamorosa che dà l'idea di quanto sia divertente e appassionante questa occasione. Abbiamo coinvolto un mondo del calcio giovanile di circa 10.000 persone. Oltre ai tagliandi che si possono ritagliare dal giornale, c'è la possibilità di votare anche sul web, sui nostri portali online, a Franco Colombo. Un mondiale senza Italia è come la Romagna senza il mare. Sì, buonasera a tutti. Beh, è andata male, è un segnale che dobbiamo cogliere, speriamo che venga raccolto e che si migliorino le cose che si sono rivelate sbagliate. Chiamerei a premiare Cecilia Salvai, giocatrice che al mondiale andrà, perché è un'azzurra della nazionale femminile. Buonasera a tutti, sicuramente dispiace tanto anche a me non vedere adesso gli azzurri in TV russe, è stato sicuramente un colpo molto forte per chi ama questo sport e un po' per tutti gli italiani. D'altro canto sono molto contenta per noi, perché è un movimento che non è ancora tanto sviluppato in questo paese al contrario di tanti altri in Europa, però il fatto che ci siamo qualificati è un bel segnale, averlo fatto quest'anno è stato un dettaglio che ha giocato molto a nostro favore. Si stanno combattendo e battendo tanti pregiudizi che si hanno su questo sport al femminile, per noi vedere allo stadio 6.000 o 7.000 persone come successo nelle nostre ultime due partite con la nazionale è stato un qualcosa di bellissimo, è veramente un traguardo penso storico per noi. Il prossimo premiato è un po' come Mourinho, perché mi risulta che abbia fatto il triplete. Chiamerei sul palco Stefano Vecchi, che ha fatto una stagione incredibile con la primavera dell'Inter e che adesso è passato in Venezia. Questo passaggio tra i giovani e i professionisti come si vive? Te lo dico tra un paio di mesi, è difficile, no? Di sicuro è diverso, c'è a che fare con gente più esperta, bisogna trattarli in modo diverso, mentre quei ragazzi lì si cerca di trattare tutti allo stesso modo, non sempre funziona così con i grandi, bisogna avere un occhio di riguardo, cosa si dice, su cosa si fa nella gestione della settimana, di sicuro è più complicato perché le pressioni sono sicuramente diverse. Il vice sindaco di Cervia, Gabriele Armuzzi, il Carlino d'Oro ormai è di casa, Milano Marittima, per voi cosa vuol dire? È un'altra perla per la nostra località. Lorenzo Minotti, vieni Giancarlo. Capita mai nel fuori onda di non essere d'accordo? Sempre. Tra centrocampisti e difensori non è che si andasse d'accordissimo neanche quando si giocava, figuriamoci adesso nei fuori onda. Adesso i ragazzi di Ferrara, io chiamo sul palco Manuel Lazzari, è stata una delle rivelazioni della spalla di quest'anno, dove chiamiamo i vincitori del web di Ferrara, Fabio Di Mauro dell'Etrusca. Buonasera a tutti, è stata un'annata straordinaria, tutti ci davano per spacciati e invece siamo riusciti a giocare bene dall'inizio alla fine, quindi penso sia una salvezza strameritata. Siamo sul palco Arrigo Sacchi.
uno che i mondiali li ha fatti anche bene. Complimenti, veramente bravo. Eroi sono coloro che fanno tutto quello che possono. Bisognerebbe che tutti fossero sempre tutti, in qualsiasi attività, forse andremo meglio. Pietro Pelleri, che adesso è al Monaco, condivide il record più giovane esordiente in Serie A con 15 anni e 280 giorni, se ho studiato bene. Le nostre squadre preferiscono giocare in generale in fase difensiva, dove è chiaro che il giovane si trova a disagio. Noi crediamo poco nel giovane, investiamo molto poco. Barcellona e Real Madrid investono di più in due squadre di tutta la Serie A. Non ti fa paura niente? No, paura no, io sono andato a Monaco con la speranza di far bene, poi ho avuto la sfortuna di dovermi operare di pubalgia, mi avevano dato per spacciato che non riuscivo a finire l'anno, invece sono riuscito a recuperare bene, spero di far bene l'anno prossimo. Intanto comunque un paio d'anni fa su questo palco è stato premiato Riccardo Orsolini, che comunque è arrivato in Serie A, quindi non tantissimo tempo fa, un ragazzo che ha vinto il Carino d'Oro è arrivato a giocare in Serie A. Come avrete notato, ci aiuta una graziosissima signorina alla quale non ho neanche chiesto il nome. Simona. Simona, bene, grazie Simona, un applauso, credo che se lo meriti a prescindere. Gabriele Zamagna, direttore sportivo dell'Atalanta. Parlare di giovani in casa dell'Atalanta è come sfondare una porta aperta, ma come si fa ad avere un modello così vincente nella produzione continua di talenti? Tutto nasce dalla lungimiranza e dall'attenzione che la proprietà Percassi mette ogni anno per lo sviluppo della società. Diciamo che il settore giovanile non è considerato un costo assolutamente, è considerato come un grandissimo investimento. Investiamo il 10% del nostro fatturato perché riteniamo sia una voce per cui non possiamo assolutamente farne meno. Davide Ballardini, Alessandro Diamanti. Playoff di Serie B, un po' di amarezza, adesso come si riparte? Si riparte che andiamo in vacanza, buonasera a tutti. Abbiamo fatto questi playoff dopo una stagione molto difficile, quindi abbiamo trovato squadre con più energia di noi, va bene così. Ti ho fatto premiare Pellegrini perché forse lo volevi allenare. Sì, lo volevo allenare. Poi invece il Genoa ha preso tanti soldi e per me ha fatto bene accedere. Quando un ragazzo così giovane va all'estero, cosa vuol dire? Che ci sta, come magari un giovane dall'estero viene in Italia, ci sta che un giovane dall'Italia vada all'estero per quei soldi. È stato pagato molto come un giocatore vero. Quindi io credo che abbia fatto bene il Monaco a prenderlo e bene il Genoa a darlo. Non c'è estetica senza etica. Meno genitori vanno in partite, meglio sarebbe. Abbiamo il vincitore della classifica generale, prendiamo i primi quattro a livello assoluto, più per edizioni del resto del campionato. Abbiamo anche Cecilia Salvai per l'ultima promozione, che è quella di vincitori assoluti. Allora, i vincitori assoluti sono quelli che in diverse categorie hanno preso più voti a tutte le 14 edizioni, e sono, per quanto riguarda i calciatori, senza distinzione di categoria, Diego Messina, che ha preso 2646 voti, io credo che un applauso se lo meriti. L'allenatore Mattia Casadio, per quanto riguarda la tecnici, con 2380 preferenze. Matteo Spirandini, addirittura 5180 voti. Ma il record di quest'anno lo stabilisce Fabio Di Mauro dell'Etrusca, con 7000 voti nella classifica web. Questi sono veramente i campioni del Carlino d'Oro 2018, quindi sono i top dei top. Grazie per la vostra attenzione e ci rivediamo l'anno prossimo. Una foto, grazie mille. Aspetta, posto, grazie mille. Grande Ugolini. Ragazzi, questo è il numero uno in Italia. L'ha inventato il calcio. L'Italia l'ha inventata Rico. Basta. Arrigo numero, Arrigo numero uno! Basta! Oh, Balotelli! Arrigo, facciamo una foto, grazie mille. Ok, grazie mille, perfetto. Bella foto. Qui, qui, allora, qui. Facciamo con quello.
siamo voi professionali. Siete tecnologici. Perfetto, grazie mille. No, ciao, ciao. Ce ne sono due. No, funziona. Non c'è il flash. No, no, ma viene, viene. Posto, grazie mille. Grazie.